Si è svolta stamattina la riunione tanto attesa tra i sindaci della provincia di Pescara, i tecnici di ARTA, quelli di ACA, i funzionari della regione, la polizia provinciale e le istituzioni regionali. Il caso sul tavolo è quello dell'emergenza inquinamento sul fiume Pescara, della rete fognaria, degli impianti di depurazione. Il governatore D'Alfonso ha ascoltato tutte le parti e chiesto un cronoprogramma dettagliato di ogni azione che dovrà essere messa in atto da ogni comune. L'ACA ha spiegato che i lavori saranno suddivisi in 7 macro aree. Il lavoro è tanto, nel senso che sono circa 15 milioni di investimenti su tutto, diciamo, il territorio, prevalentemente la provincia di Pescara, ma ci sono anche degli interventi sulla provincia di Chieti, Francavilla prevalentemente, e qualcosa sul Teramano. Quindi sono interventi, sono interessate circa 15 impianti di depurazione. I lavori noi stiamo programmando per iniziarli entro fine marzo, inizio di aprile, sperando di completarli entro l'anno. I tecnici dell'ARTA hanno invitato comuni ed enti e soprattutto la regione a realizzare un piano più capillare dei controlli sul territorio, proprio per combattere alla radice il fenomeno dell'abusivismo, quello che crea livelli altissimi di inquinamento. Tutto il meccanismo dei controlli sui depuratori richiede, sulla base di una delibera regionale del 2004, un accordo di collaborazione tra enti gestori, quindi del ciclo idrico integrato, l'ARTA e anche in parte le province che sono quelle che sono deputate a emettere la sanzione in caso di superamenti. Ecco, laddove in particolare gli enti gestori devono garantire un certo numero di campionatori continui. Questa collaborazione sull'intera provincia dell'Aquila non c'è sull'intera provincia di Chieti. C'è invece e funziona nella provincia di Teramo e su Pescara. Le sanzioni dovrebbero essere più severe perché molto spesso sono talmente blande che non coprono neanche le spese della corrente elettrica da parte di chi magari sta inquinando e perché ha spento il depuratore. Nella relazione effettuata dal presidente della provincia di Pescara, che ha sottolineato più volte le difficoltà per i piccoli comuni in ambito economico e di intervento, ha spiegato anche l'implementazione del 30% nell'ultimo anno dei controlli sul territorio da parte della polizia provinciale. Sulla provincia di Pescara i controlli continuano sul fiume Pescara principalmente, ma anche su tutti gli altri, sugli affluenti del Pescara, ma anche sul Saline e quelli magari meno conosciuti, il Tavo e quant'altro. Noi continuiamo a monitorare, a controllare gli scarichi, soprattutto anche in collaborazione con il nostro settore dell'ambiente che ci fornisce informazioni o da quelli che raccogliamo sul territorio, dalle informazioni e delle segnalazioni, e cerchiamo di individuare le zone dove gli scarichi non sono regolari e poi procedere alle contestazioni in merito. Le sanzioni sono sia amministrative che di carattere penale, generalmente quelle penali sono relative agli scarichi industriali. Quelle amministrative non sono indifferenti perché vanno da 6.000 a 60.000 euro. La riunione si è chiusa con la richiesta di velocizzare i tempi per quanto concerne i progetti da presentare entro i prossimi 15 giorni, per avviare così entro il mese di maggio i primi lavori.